Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Super Quark. Periodicamente vediamo nei telegiornali i danni, a volte anche i disastri, provocati dagli uragani, specialmente lungo le coste del Centro America e degli Stati Uniti. In quella zona, quando la temperatura sale, l'Oceano Atlantico diventa una specie di pentola calda che provoca nell'atmosfera una serie di correnti ascendenti e di risucchi d'aria che danno origine a quei vortici micidiali. Come farvi fronte? Beh, per ora è impossibile evitare che si formino. Quello che si tenta di fare è di prevedere la loro evoluzione, cioè capire dove si stanno dirigendo, con quale forza, eccetera, in modo da avvertire in tempo le popolazioni. Per fare questo occorre però andare con degli aerei direttamente dentro gli uragani e misurare pressione, umidità, velocità, eccetera. Un compito ovviamente non facile, affidato a degli specialisti che entrano dentro questi temibili vortici. Lorenzo Pinna è andato a trovarli e per farsi spiegare meglio come si entra e come si esce da un uragano. Vediamo. Sono i più violenti fenomeni atmosferici del nostro pianeta, gli uragani. Venti a oltre 200 km orari, piogge torrenziali e una capacità distruttiva immensa quando riescono ad arrivare sulla terraferma, come dimostrano le migliaia di vittime lasciate lo scorso anno in Centro America dall'uragano Mitch. Tutto comincia in pieno oceano, sulle calde distese di acque tropicali dove la temperatura durante i mesi estivi supera i 26-27 gradi centigradi. È qui che la rapida evaporazione dalla superficie marina crea grandi masse di aria calda e umida che, essendo molto leggere, si innalzano rapidamente. Se le condizioni sono quelle giuste, la violenta corrente ascensionale si trasforma in un gigantesco vortice. Il potentissimo motore dell'uragano comincia a organizzarsi. Un motore che trasferisce il calore dalle acque dell'oceano alle alte quote dell'atmosfera. Dal satellite diventa visibile il classico sistema nuvoloso a forma di ciambella, a volte con un diametro di oltre 500 km. Intorno all'occhio del ciclone si condensano enormi cumulonimbi temporaleschi che possono arrivare anche a 10 km di altezza. Finché gli uragani rimangono sul mare dove sono nati, sono tutt'al più gli equipaggi delle navi a passare qualche ora non proprio divertente. Quando questo mostro meteorologico, con il suo motore ancora al massimo, tocca terra, allora cominciano i guai veri, soprattutto per chi abita sulla costa. La maggior parte delle vittime annega o nelle mareggiate che penetrano in profondità o per le inondazioni, mentre una percentuale minore muore nei crolli degli edifici o colpita da schegge e frammenti trasportati dal vento. L'unico modo per sfuggire alla furia dell'uragano è fuggire nell'entroterra. Ma in quale punto della costa arriverà il mostro meteorologico? Al centro di ricerca sugli uragani della NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration a Miami, gli scienziati si occupano proprio di questo problema. Prevedere l'intensità e la rotta degli uragani tropicali per dare in anticipo l'allarme agli abitanti delle zone minacciate. Sembrerebbe che oggi, grazie ai satelliti, l'impresa non debba rivelarsi troppo difficile, ma le cose stanno diversamente. Una foto da satellite mostra le nubi più alte, ma noi dobbiamo conoscere cosa si trova sotto le nubi, i venti, la temperatura, la pressione. L'unico modo per ottenere dati precisi sulla struttura dell'uragano e quindi prevederne l'evoluzione e la rotta è uno solo: volarci dentro e misurare a varie quote tutti i parametri più importanti come la velocità e la direzione del vento, la temperatura, l'umidità, la pressione, eccetera. Ma è possibile volare nel più violento fenomeno atmosferico del nostro pianeta? Gli aerei, come è noto, si tengono alla larga non solo dagli uragani, ma anche dai comuni temporali. Tutti gli aerei tranne questo, un P3 Lockheed Turboelica che la NOAA impiega per volare proprio nel bel mezzo dei mostri meteorologici. Visto da fuori, il P3 dei cacciatori d'uragani mostra degli strani rigonfiamenti nella parte bassa della fusoliera e nella coda. Qui si trovano gli speciali radar Doppler in grado di misurare velocità e direzione dei venti. Come ci mostra quest'ingegnere della NOAA, a bordo è stato montato un vero e proprio laboratorio meteorologico, con numerose postazioni dove, ben legati alle poltroncine, una decina di scienziati elaborano durante il volo i dati raccolti dagli strumenti e li trasmettono al centro di Miami dove vengono fatte le previsioni. Non solo. Vengono anche lanciate delle sonde, una ventina per missione, che attaccate a un paracadute scendono sballottate dai venti dell'uragano e nella discesa raccolgono altre preziose informazioni.
Abbiamo incontrato un pilota che ha volato in decine di uragani e ci ha raccontato molte cose. Una volta arrivati alla periferia dell'uragano, ci entriamo dentro e voliamo per circa 45 minuti, un'ora, prima di trovare l'occhio. Ne marchiamo la posizione e usciamo dall'altra parte. Poi lo riattraversiamo di nuovo e così via. La nostra missione dura 8-10 ore e seguiamo una rotta che assomiglia al numero 4. Quali sono le zone più pericolose di un uragano? Probabilmente quando attraversiamo le pareti di nubi che circondano l'occhio dell'uragano. Gli ultimi 25-30 chilometri. Ci sono violentissime correnti ascendenti e discendenti intorno al centro. E qui, con l'aereo, entriamo nella zona di massima turbolenza. Si è mai trovato in situazioni limite? Fino ad oggi non mi sono mai trovato in situazioni limite, ma possono capitare. Sono là che ci attendono. Alcuni uragani sono facili, altri invece sono veramente difficili. Non ho mai volato in uragani dove mi sia trovato in difficoltà, ma altri due o tre piloti del nostro gruppo sono finiti in situazioni limite e sono contento che non sia successo a me. Certo, a sentire i piloti della NOAA, se proprio ci si deve trovare nel bel mezzo di un uragano, è meglio essere in aereo piuttosto che in mare su una nave o per strada in auto. Intanto, grazie ai dati raccolti da satelliti, aerei, navi e stazioni terrestri, la NOAA è ormai in grado di prevedere con una certa precisione il comportamento di un uragano e dove investirà la costa. Qual è attualmente il margine di errore in queste previsioni? Per una previsione a 24 ore, l'errore medio è inferiore a 180 km. A 48 ore è inferiore ai 350 km e a 72 ore è inferiore ai 550 km. Per le persone che abitano sulla costa è ovviamente molto importante sapere se l'uragano colpirà vicino o lontano. Anche se ormai gli uragani sono un fenomeno ben conosciuto dai meteorologi, molte cose restano ancora da capire. Ad esempio, perché alcuni uragani che nascono in apparenza molto deboli, nel giro di poche ore si trasformano e diventano violentissimi? Per risolvere questi e altri interrogativi, accanto al turbo Helica P3 si stanno affiancando altri aerei come l'ER2 della NASA, in grado di raggiungere quote altissime, o un DC-8 opportunamente rinforzato e carico di sofisticati strumenti. Tutti pronti a svelare gli ultimi segreti del fenomeno atmosferico più violento del nostro pianeta, volandoci dentro. Lorenzo Pina, a volte mi dicevi che questi piloti si devono mettere in tre per guidare l'aereo. Sì, perché questi aerei, per raccogliere le informazioni utili, devono mantenere sempre una stessa quota, 3.000 metri, 2.000 metri, e raccogliere tutti i dati. Quando arrivano vicino all'occhio, cioè il muro di nubi che circonda l'occhio del ciclone, è tale la turbolenza che il comandante praticamente tiene soltanto la cloche, il volantino dell'aereo, e tenta di pilotarlo. L'ingegnere di volo manovra i motori con la manetta e il pilota legge gli strumenti a voce alta, perché è tanta la vibrazione e il movimento che da solo un pilota non riuscirebbe a fare tutto. C'è anche una cosa curiosa, mi dicevi che questo pilota ha avuto più paura sul mare che in aria di questi cicloni. Sì, perché dice che una volta che si era trovato su una nave, praticamente vedeva queste onde alte 20 metri arrivare sulla prua e dice: oddio, questa è l'ultima, che qui ci travolge tutti. Quindi, tra l'altro, anche le previsioni date da questi voli permettono alle navi di evitare il ciclone nell'acqua. Certo.